Chi è Massimo Cialente? Massimo Cialente fondamentalmente è un aquilano che ha deciso di prestarsi alla politica. Massimo Cialente oggi è il mio avversario, è stato il sindaco della città in un periodo triste per questa città. Chi è Vittorio Festuccia? Vittorio Festuccia è un mio amico e collega, l'assistente che mi aiutò a elaborare la tesi. Ma Vittorio Festuccia è un medico che in questo momento si presta a voler dare una mano a questa città, la politica per passione. Quanti anni hai? Ho 59 anni, ma dico la verità, sto per compierne 60. E ce n'ho 63. Quanti te ne senti? Psicologicamente me ne sento sempre molto di meno. E poi su un fatto positivo o negativo non lo so. Ma me ne sento anche 50 alcune volte, qualche volta quando mi vedo in televisione anche 70-80. Perché squadra tifi? Tifo l'Inter, mi sta dando dolori enormi. Ero tifoso dell'Inter, oggi un po' meno. Da quanti anni fai politica? Ho cominciato all'età di 16 anni con il movimento studentesco del liceo scientifico, sempre stato però nella sinistra storica. Ho cominciato sostanzialmente nel 98, però poi per lunghi periodi ho anche smesso di farla. Quando smetterai? Penso che se sarò riconfermato sindaco finirò fra 5 anni in ogni caso. Smetterò se riuscirò a fare il sindaco di questa città dopo due mandati. Stato civile? Sono sposato con Donatella. Coniugato. Stato mentale? È molto sereno in questo periodo perché in pace con la mia coscienza. In questo momento è molto stressato. Perché Massimo Cialente si è candidato alle primarie? Uno che ha fatto il sindaco per 5 anni, soprattutto in una fase difficilissima come la mia, non può pensare di ricandidarsi se prima non si sottopone a un giudizio. Che voleva una conferma della città sul suo operato. Perché Vittorio Festuccia si è candidato alle primarie? Ha fatto una cosa che avrebbero dovuto fare tanti aquilani, di dire sono pronto a sedermi su questa sedia, vi assicuro, una sedia da fachiro. Perché bisogna cambiare passo, il rapporto con la gente deve essere diverso rispetto a quello di Massimo Cialente. Chi di voi due è più bravo come medico? Siamo ormai medici diversi, quindi io lo ritengo un ottimo medico. Ma su questo penso che debbano giudicare i pazienti. E come politico? Lo credo io di avere solo più esperienza rispetto a lui. Lui c'ha grande esperienza, io penso di essere, al di là del fatto che sono leggermente più anziano, meno logorato. Chi sa parlare meglio in pubblico? Vittorio rispetto a me è più pacato. Lui qualche volta ha delle difficoltà. Io non sono un grande parlatore in pubblico, però mi piace impegnarmi. Chi di voi due è più un leader? In tutti questi anni mi ha sempre dato fastidio l'idea del leader. La cosa che più mi piace è che la gente tuttora mi chiama dottore. Lui ha fatto politica più di me. Io spero di diventare un leader. Chi è più bravo a utilizzare internet? Io internet per lavoro lo usavo, adesso ho scoperto Facebook e mi incomincio a muovere, però io internet lo uso da quando ero deputato. Siamo tutti e due neofiti, non lo so, giudicassero le persone che vedono Da internet. quanto tempo vi conoscete? Dunque, Festuccia io lo conosco dal 1966, l'anno che entrai al liceo scientifico. Da oltre 40 anni. Siete amici? Sì, siamo amici, e, ripeto, in quegli anni militavamo insieme anche nel movimento cattolico giovanile. Eravamo amici, adesso un po' meno. Siete nemici? No, in questo periodo siamo avversari in questa competizione, ma io non potrei mai essere nemico, io voglio bene a Vittorio. No, non siamo nemici, siamo avversari. Vi siete già sfidati per una candidatura? Ci fu una discussione nel 2007 fra me e lui dentro allora al partito del DS e allora fui candidato io. Certo, nel 2007 dentro il PDS vinse lui perché ci fu il gruppo del partito che preferì lui alla mia candidatura. E stavolta come andrà? Decideranno gli elettori. Importante, guardi, prima ancora del successo personale, io tengo un successo alle primarie. Io spero di vincere. Tre aggettivi per Massimo Cialente. Sono leale, sono uno dei gemelli e riesco a lavorare solo insieme agli altri. Mantengo rancore oltre 12 ore. Sicuramente molto impegnato, sicuramente alcune volte un po' confuso e altre volte forse un po' sopra le righe. Tre aggettivi per Vittorio Festuccia. Molto serio, metodico in senso positivo e una persona onesta. Voglio essere disponibile con le persone il più possibile. Voglio impegnarmi per la mia città perché ritengo che bisogna lavorare per la nostra città e poi voglio mettere al servizio di tutti quella che è la mia esperienza politica e
e professionale. Il tuo giorno più bello? Un giorno bello è il giorno in cui mi sono sposato, il giorno in cui sono nati i figli. È il giorno in cui ci siamo sposati con mia moglie. Il tuo giorno più brutto? Il giorno più brutto è qualcosa della mia vita, quando perdemmo la prima bambina. Ed è quello in cui in un modo o nell'altro lasceremo questa nostra città. Cosa temi dell'avversario? La sua capacità di coagulare una parte di voto che naturalmente, storicamente, era vicino a me. Ma non temo nulla, temo un po' l'apparato del PD. Che cosa teme di te l'avversario? Forse il fatto che io posso avere dei momenti di maggior visibilità. Ma forse nei confronti diretti lui teme il fatto che su di me non può dire nulla di male. Una cosa giusta che ha fatto l'avversario nell'ultimo anno? Quello che ha diverso le primarie. Ho cominciato a lavorare in maniera un po' più autonoma. Prima era un po' prono ai voleri della Protezione Civile Nazionale e del Governo Nazionale. E ora una cosa sbagliata. Mi ha attaccato un po', secondo me, un po' troppo. Negli ultimi giorni sta facendo una campagna elettorale sostanzialmente scorretta. Questo adesso di cominciare a parlare dopo 5 anni alla città, vedi il piano strategico, mi sembra soltanto una strategia elettorale. Chi è Giovanni Rolli? Innanzitutto è un amico. È una persona alla quale ho condiviso tante battaglie, insieme alla Camera, ci chiamavano Cippe Cioppe. È il leader in città del Partito Democratico, deputato del Partito Democratico, riconoscibile in città. Chi è Stefania Pezzopane? Una carissima amica, una persona alla quale ho fatto esperienze bellissime, ho sempre avuto un ruolo di mediano, Stefania più una punta, un'ala, e Giovanni un po' un fantasista. È il co-leader di questa città, c'è un gruppo che ha governato questa città negli ultimi anni, di cui fa parte Lolli, di cui fa parte Pezzopane e di cui fa parte Cialente. Se il PD avesse candidato Lolli, le primarie si sarebbero fatte? Sì, sicuramente sì. Forse no, perché è stata una legittimazione per Cialente le primarie. E con la Pezzopane? Lo stesso. Non è mai sceso in campo in questo discorso della candidatura a sindaco della città. Se il PD non avesse candidato Cialente, lui cosa avrebbe fatto? Sarei rientrato in ospedale tranquillamente. Ah, non so, forse poteva anche fare il pensionato e tornare a lavorare in ospedale. Se Sello non avesse candidato Festuccia, lui cosa avrebbe fatto? Festuccia è primario di un reparto ospedaliero che si interessa ai politici. Festuccia avrebbe continuato a lavorare in ospedale come sempre ha fatto negli ultimi 40 anni e avrebbe chiuso la sua carriera di medico ospedaliero dentro un paio di anni. Che cos'è il piano di protezione civile? Per problemi non enormi di prima emergenza è un'informazione puntuale ai cittadini. E se vogliamo riferirla al comune, forse è stata una cosa mai fatta al di là delle dichiarazioni. A livello nazionale si impegna molto. Qualche volta anche con metodi non completamente condivisibili. Il comune dell'Aquila ce l'ha? Cercheremo di investire anche a livello infrastrutturale le varie aree, però il piano c'è. Io non l'ho proprio visto, anche se si è dichiarato varie volte che è pronto e tutto a posto, però non capisco se veramente c'è. Secondo te è stato presentato in ritardo? In ritardo probabilmente su molte cose. Quando si ricostruirà nel tempo, qualcuno si chiederà come siamo riusciti a fare tutte queste cose. Forse se andiamo a vedere quello che ha dichiarato Riga prima del terremoto, qualche problema c'è. Che cos'è il piano di ricostruzione? Per noi è un progetto soprattutto strategico di rilancio economico e produttivo che disegna sulla base dell'idea della città, l'anatomia della città. Non lo limiterei a quello che ha detto Cialente negli ultimi giorni. Il piano di ricostruzione è un grosso impegno per questa città, non solo la ricostruzione materiale, ma la ricostruzione socio-economica. Senza di questo non esiste piano di ricostruzione. Il comune dell'Aquila ce l'ha? Ce l'ha votata all'unanimità, io credo sia un piano molto bello. Ho chiesto anche che venisse sottoposto alcuni dei più grandi urbanisti italiani. Il Comune dell'Aquila sta cercando di darsi delle linee, io penso che siamo un po' in ritardo. Secondo te è stato presentato in ritardo? No, più rapido di così non era possibile, se pensate che è un piano di costruzione di 403 ettari. Sicuramente in ritardo. Dentro il Comune dell'Aquila c'è corruzione? Assolutamente no. Gli atti amministrativi sono tutti quanti molto precisi. Invito a denunciare immediatamente oppure denunciare a me. Mi assumerò la responsabilità di fare la denuncia. Questo bisognerebbe domandarlo a chi sta indagando in alcuni grandi affari. Ricordo soltanto due aspetti: i moduli abitativi su ruote e le macerie. Disorganizzazione? La situazione è drammatica.
Qui non è che c'è disorganizzazione, siamo alla disperazione, ho scritto anche a Napolitano chiedendo un decreto ad hoc. Mi sembra che forse c'è una difficoltà ad organizzarsi, bisogna che gli uffici lavorino meglio e più rapidamente. Ci sono i fannulloni? Ci sono quelli che lavorano poco, che sono anche assenteisti, ci sono quelli che lavorano da matti, stanno facendo anche più di quello che sarebbe loro richiesto. Sa, questo stanno un po' in tutte le parti, adesso io non ho il metro per valutare questo, io spero che non ci siano. È vero che i dirigenti contano più degli assessori? Ma questo lo prevede la legge, il sindaco e gli assessori hanno un ruolo politico, però la gestione è solo dei dirigenti. Ma non sarebbe nemmeno male in certe cose, però ci deve essere un giusto equilibrio tra la politica e la dirigenza. Da 1 a 10, per vincere le primarie, quanto occorrerà di competenza? Ma io credo 10. Ma io penso anche 9-10. Fortuna? No, penso 2-3. Non più di 5-6. Ideologia? Se ideologia sono i valori del centro-sinistra, è 10. Se sono fanatismi più o meno mascherati... Beh, l'ideologia, siamo tutte e due del centro-sinistra, quindi direi 7-8, ma non di più. Capacità di dialogo con la gente? 9. Sicuramente 10. Rapporti con il tessuto economico? 8. È importante, ma soprattutto è importante per il sindaco uscente. Avere il partito più grande alle spalle? No, questo non più, ormai è dimostrato, credo che questo sia un 5. Non credo che sia rilevante. Il comunismo è morto? Sì, il comunismo è morto, non so, mai stato filosovietico. Credo che l'esperienza del Partito Comunista Italiano sia stata invece una grande esperienza. Ma direi di sì. È stato un po' cancellato dalla storia, però alcuni valori sono importanti. Il fascismo è morto? Il fascismo è morto. Restano atteggiamenti probabilmente di ispirazione fascista, che per me sono tutti tentativi di prevaricare. Ma direi di sì, anche il fascismo, sia il fascismo sia il comunismo hanno finito la loro, però poi ci sono dei comportamenti. Centrosinistra e centrodestra sono definizioni antiquate? No, assolutamente no, sono visioni diverse della società, con le leggi che ha fatto il centrodestra che il centrosinistra non farebbe mai. No, non credo che sia antiquato, è un diverso modo di riflettere, di pensare e di programmare. Che cos'è il terzo polo? Il terzo polo è un'area centrista che sta cercando, a mio avviso, con molta difficoltà di organizzarsi. Ma è un po' un discorso, secondo me, artificioso. Il terzo polo dovrebbe essere una cosa molto legata al centro, però poi alcuni esponenti sono di provenienza addirittura dal movimento sociale. All'Aquila esiste? L'Aquila è fortissimo. Io credo che il terzo polo all'Aquila sia maggioritario nella nostra città. Ma è molto sfaldato. Chi è Giorgio De Matteis? Giorgio De Matteis è un politico molto esperto, molto navigato, e sta lavorando su un'ipotesi di sua candidatura fortemente voluta da Gianni Chiodi e molto legata a Fontana, diciamo così, che rappresenta il vecchio. A Giorgio De Matteis è il vicepresidente del Consiglio regionale, un personaggio di spicco nella politica cittadina degli ultimi 10 anni. Io vorrei che Giorgio De Matteis fosse qualche volta veramente più presente in città. La sua mossa spaccherà il centrodestra o lo compatterà? Ha già spaccato il centrodestra, anche quasi direi a livello fisico. La candidatura voluta da forze esterne della nostra città, ma del centrodestra. Lui è stato portato a Roma da Letta. Io penso che qualche problema lo abbia determinato anche il congresso della PDL. Il convitato di pietra era Giorgio De Matteis, quindi non credo che possa essere in questo momento un elemento unificante del centrodestra. Chi è Angelo Mancini? Angelo Mancini è un esponente dell'Italia dei Valori, una persona per bene. Ma Angelo Mancini è il capogruppo dell'IDV, si candiderà direttamente al primo turno e questo francamente non lo capisco perché. Perché non fa le primarie con voi? Non lo so, non si spiega perché dire non vogliamo avere a che fare con questo centro-sinistra. Quando tu hai governato fino a 10 giorni fa, che non riesco a capirlo, credo che sia più una mossa, fra virgolette, di tipo veramente elettoralistico. Non si capisce, forse perché considerano la gestione di Cialenda non corrispondente ai loro desideri. Chi è Ettore Di Cesare? Un
giovane, io lo ammiro perché di tanta gente che ha pontificato questo non funziona, questo va male e così via, è l'unico che esce sul campo. Ma Ettore De Cesare è un personaggio importante di questa città in questo momento. Il gruppo di appello per l'Aquila ha delle grosse individualità e hanno un bel progetto. Rispetto agli anni d'oro, il peso politico dei comitati è molto minore? I comitati sono movimenti che nascono e si esauriscono a seconda degli argomenti, sono carsici, come fiumi carsici, scorrono, spariscono, rinascono. Io penso che si siano un po' frammentati in vari rivoli e questo comporta sicuramente una riduzione del peso politico. Chi è Vincenzo Vittorini? Vincenzo Vittorini è un professionista che è colpito durissimamente dal terremoto. Vincenzo Vittorini è un collega medico che ha avuto un grosso lutto nel terremoto. È una persona molto per bene, non so se questa sua scelta sia condivisibile. Ha fatto bene a lanciarsi nella mischia? Ma io ho molto rispetto di tutti coloro che, avendo da recriminare, si rimboccano le maniche, invece non fanno come altri che recriminano, però non li vedo scendere in campo. Io non l'avrei fatto. Le primarie del centrodestra si faranno? Spero di sì. Fare le primarie io ritengo che sia un vantaggio, quindi centrodestra qui si dà un vantaggio. Non mi piace parlare degli altri, penso che però sia utile che si facciano. Chi le vincerà? Questo proprio non lo so, ancora non riesco a capire, anche perché il mondo del centrodestra, anche in città, non lo comprendo. Forse il candidato più forte può essere Properzi, non so se però il popolo del PDL lo conosce. E chi vincerà invece le primarie del centrosinistra? Ma non lo so, spero io al 95%. Che c'è un 5% che dice dai, finisce qui e ti riposi. Ma sicuramente Festuccia. Si andrà al ballottaggio? Io spero di no. Io spero che gli aquilani abbiano la consapevolezza che il 6 e il 7 maggio bisogna chiudere la partita di chi sarà il sindaco. Perché l'8 maggio questa città deve essere governata. Ma potrebbe anche non andarcisi, però insomma con questa frammentazione è molto verosimile. Chi diventerà sindaco? Chi diventerà sindaco? Se io dovessi vincere le primarie del centro-sinistra, credo di avere buone possibilità. Sicuramente il candidato vincente del centro-sinistra. 10 secondi per spiegare a un elettore di centro-sinistra perché deve votarti. Deve votare anzitutto alle primarie, secondo soprattutto perché ho dimostrato di avere integrità morale, soprattutto perché sono, credo, l'unico a sapere e cosa si deve fare. Deve votare perché non sono logorato dalla gestione di questa città e negli ultimi anni. Cialente ha affrontato dei grossi problemi, ma alcune volte non l'ha affrontati bene. Io penso che da questo bisogna ripartire. Fai un augurio al tuo avversario? Bocca al lupo Vittorio, comunque grazie per aver partecipato alle primarie. L'augurio è quello che una volta finita questa competizione per le primarie, il giorno dopo lavoriamo insieme per dare alla città un governo forte, stabile e che possa determinare una reale svolta in questa città. Ora dagli un consiglio per batterti. Per battermi mi puoi picchiare. Non si danno mai questi consigli agli avversari. Adesso salutalo scherzosamente. Ciao Vittorio, mi raccomando. Certo che se il voto fosse su base estetica, fra me e te, sai quante schede abbiamo? Ma sai Massimo, noi ci siamo incontrati varie volte, questa volta spero di batterti.